Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 49esimo episodio della nostra serie sulla Master League con la Roma su ISPRO Evolution 2. Signori, siamo pronti, belli e carichi per questo nuovo video di oggi. Scusatemi per gli inconvenienti di ieri. Questo video doveva uscire ieri e oggi deve uscire Minecraft, invece è stato il contrario, ma c'è stato un piccolo problema, un piccolo qui pro quo. Detto questo, signori, prima di partire il video, vi ringrazio anche per i commenti precedenti e per il supporto e vi ricordo di iscrivervi al canale. Siamo sempre primi in classifica, cosa sorprendente. Le due promosse dalla seconda divisione sono una prima, la Roma, a 39 punti, una ultima, il Dortmund, a 15. Però va bene, non ci facciamo troppe domande che non ci riguardano. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo, partiamo con il video di oggi e scendiamo in campo. Bello così, veloce, rapido e indolore. C'è stato un breve silenzio tecnico-tattico. Signori, andiamo a fare un attimino la formazione, perché nei commenti mi continuate a dare dei suggerimenti di cambiare modulo e oggi voglio ascoltarmi. Oggi vi voglio ascoltare. Allora, cambiamo. Mi avete suggerito di giocare col 4-1-3-2. Vediamo se esiste o se riusciamo a imbastire qualcosa del genere. 4-1-3-2. Quindi potremmo fare un 4 4-1, sì, forse questo è quello che si addice di più. Andiamo a modificare un attimino. Allora, questi li mettiamo sempre un pochino più su, come mi avete detto di fare. Poi avremo un unico mediano, ok. I due esterni che li mettiamo larghi e più avanti. Zio deve andare più avanti. Boh, li proviamo a mettere lì, signori. Io non so, un po' più largo e un po' più avanti. Sicuramente se verrò critica, però mi verranno dati altri suggerimenti anche in questo video. Però va bene. Miranda il trequartista, lo mettiamo. Oh, Miranda più di lì non può andare. Castello e signori, potremmo mettere Castello magari un pochino più indietro così. Non lo so, non lo so. Detto questo, dobbiamo andare a cambiare 3 quarti, 11 undicesimi di squadra, a parte il portiere. Allora, Stromer, no, aspetta, fermi tutti, ok, va bene, ok, ci siamo, mi piace questa formazione, mi piace, cambiamo giocatori però. Allora, Stromer deve uscire per... Allora, non abbiamo né Valeri né Vorlanden, perfetto, allora Stromer rimane dov'è? Turam, sulla sinistra abbiamo detto ci mettiamo, ragazzarola è, dov'è il nostro... Oh, beh. Giorni, Cafu, Davids, Babangida, Stock, Carlsen, Hughes, è già in campo? Semau, che cazzo ci fai già in campo? Chi ti ha detto che potevi stare già in campo? A posto di Jorga mettiamo Cafu, Davids, Percellini, poi abbiamo da un lato, da questa parte mettiamo Babangida e Giorni lo mettiamo sulla destra, ok? A posto di Miranda mettiamo Stojkovic. Totti lo mettiamo al posto di Castello, signori. Proviamo così, mi avete dato questi suggerimenti più o meno, almeno da quello che ho capito ho interpretato questo, signori. Poi se non ho capito un cacchio di quello che mi volevate dire, me lo farete sapere anche in questo, sotto quest'altro video. Contro il Chelsea, partitona, partitona, signori, contro il Chelsea, ottimo, proprio la partita giusta per cambiare schema, però va bene, noi non abbiamo paura di nulla, di nessuno e di niente. E speriamo che ce la mandino buona. Allora, vediamo se questo nuovo schema convince di più. Convince di più. Allora, vediamo un attimino. Grande, subito il recupero di palla. Buono così. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Bellissimo Giorni che si fa trovare subito pronto. Giorni la crossa per nessuno. Va bene. Poteva affondare di più il colpo, invece ho preferito tentare un cross molto inutile. Ok, calma, calma, calma. Calma, bravissimo, grande Davids, Stojkovic per Giorni per Henry che cerca il suo nuovo compagno di squadra, il suo nuovo compagno di reparto Totti. Henry la butta dentro, palla che arriva a Giorni. Signori, calcio spettacolo. Roma in vantaggio 1-0. Porca miseria, Henry la buca, ma dietro c'è Giorni che la stoppa di testa e l'accomoda piano piano in porta. Calcio spettacolo, signori. Roma 1, Chelsea 0. Roma 1, Chelsea 0. No, non facciamoci prendere. Liscio di Davids. Terribile, liscio di Davids. Attenzione a Zola. Attenzione a Zola. Teniamo Zola. Teniamo Zola. Non l'abbiamo tenuto. Non l'abbiamo tenuto a Zola. Flo. Mamma mia. Ce la fai a anticiparlo? No, no. Gli annoiava ad anticiparlo. Turam. In copertura. Turam. Parte traversone. Occhio che c'è Flo là davanti.
che non è uno che si fa proprio pregare per colpire le teste. Semau l'apre per Babangida. Babangida, la palla arriva comunque a Stojkovic. Stojkovic nel nuovo ruolo di trequartista. Stojkovic l'apre per non si sa bene chi era, un passare, una via di mezzo fra Totti e Henry, e non c'è andato nessuno dei due. Attenzione, grandissimo Davids sul rimballo, riesce a recuperare la palla. Babangida, no, Babangida che in velocità si fa fregare da Petrescu, non ci credo nemmeno mai nella vita praticamente. Non ci posso credere. Grandissimo Semao, fa una cosa buona in 8 partite da quando è qua. Attenzione, ancora la Roma sotto il pressing del Chelsea, che vuole subito recuperare, ma la Roma ci sta, la Roma non ci sta. Thuram, l'apre per Cafu, che lancia Chiorni. Vediamo se Chiorni con la sua velocità. No, ha già sbagliato il movimento. Vabbè, sì, a centrocampo. Flo Thuram è una bella sfida, però attenzione, attenzione a Zola. Zola contro Semau. Zola contro Semau, grandissimo Semau, si mette sulla linea del passaggio. È partito Babangida. È partito Babangida, signori, sulla linea dell'out di sinistra. Babangida, Babangida. No, vabbè, qualcuno mi. No, vabbè, tra l'altro non l'ha nemmeno buttata fuori. Ma stiamo scherzando. Semau per Stojkovic. Stojkovic per Totti. Totti che si gira, Totti che cerca il traversone per Henry, che questa volta non si fa trovare pronto, però la passa a Giorni. Ancora, Madonna mia. Mamma mia, mamma mia. David comunque recupera palla, palla a Giorni, che arriva a Stojkovic nello stretto, si gira per Totti che si allarga, Totti si ferma, Totti si ferma, parte il traversone per Henry. Allora, sicuramente lo schema è migliore, signori, e vi devo dare ragione, vi devo dare ragione, lo schema è decisamente, mi porta ad avere più giocatori. Cafu, riesci a fermarlo tu? Grandissimo Cafu. Stojkovic, che è tornato in difesa nel tentativo di un salvataggio inutile. Attenzione, lanciato, Henry in velocità, ma non, Henry non dovrebbe stare in velocità. Totti, Henry l'ha girata per Totti. Non la toccare. Ma quanto sei scemo, Babangida, ma quanto sei scemo. Allora, al 29esimo, buon primo tempo fino a questo momento della Roma. Buon primo tempo della Roma, che però non stiamo concretizzando. Questa cosa non va bene, questa cosa non va bene. Non concretizzare non va bene. Dai, dai, Semau, grandissimo Semau. Riesce a recuperare. Mamma mia, e l'ho detto io, l'ho detto io che non andava bene. Cazzarola, Semau era riuscito a recuperarla. Totti ha perso un pallone sanguinoso, sanguinoso l'ha perso Totti il pallone, sanguinoso. Pallone per Babangida, che decide di partire lui. Babangida, niente da fare. Petrescu è più veloce di Babangida, scrivetelo nel taccuino degli appunti. Petrescu è più veloce di Babangida. Attenzione, no, Davids mio, che perde il pallone contro Flo, non ci credo mai nella vita. No, guarda, ed è pure più veloce, Semau, no, mi dovevi dare Semau 3 ore fa, me lo dovevi dare, mannaggia a te, me lo dovevi dare 3 ore fa, Semau. Parte il traversone, ma Semau, ma Flo non è lì. Attenzione ancora, Stojkovic per Davids, Davids si va a fare fallo, meno male. Attenzione, Thuram, ma se c'è il compagno vicino, ma perché dovete fare sti passaggi stupidi, porca miseria, Deschamps. Al Chelsea c'era Deschamps, Granivanov fa una parata che io neanche ho visto partire il tiro. Allora, sto Petrescu ha rotto un po' le scatole, io non me lo ricordo sinceramente che era così forte Petrescu. Però ha decisamente rotto le scatole. Attenzione, buon Babangida, recupera un gran pallone. No, niente, tutti sono più veloci di Babangida, signori. Babangida, no, niente, ha le batterie scariche oggi. Attenzione, ancora l'apertura, buona l'apertura. Davids, palla che arriva a lui, Davids la gira per Stojkovic perde il pallone, Davids c'è un tentativo, ma Stromer la recupera, Stromer per Stojkovic la gira per Totti, lancia il Bamba che ha fatto fuori mezza difesa, Bamba mio, mamma mia. Al 44esimo Babangida si mangia una grande occasione. Al 44esimo Babangida si è mangiato il gol del 2-1. E sarebbe stato andare a Cafu, ma perché lì Cafu e non sulla fascia in maniera pulita? Cafu per Giorni che si ferma, Giorni per Stojkovic per Davids, l'arbitro fischia alla fine del primo tempo, signori. Risultato di 1-1, 1-1 fino a questo momento. Non abbiamo visto cosa fa la Lazio, ma non ci interessa, signori. Non dobbiamo guardare la Lazio, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. Giorni,
Giorni riesce a lanciare Cafu fa forse un passo di troppo. Cafu per Henry che la tocca di testa e la butta fuori. Mannaggia. Rinvio il portiere, pallone al centrocampo, la palla arriva a Henry, però non può andare lui, non può andare Henry che decide di mandare Giorni, però se è partito Giorni vuol dire che non c'è nessuno. Grande Giorni che furbizia, ottiene un calcio d'angolo. Stojkovic per Giorni che riesce a girarsi, Giorni. 2-1 della Roma con Stromer, signori, signori Stromer, ha segnato Stromer, aprite gli ombrelli perché stanno per piovere cassatelle, signori, Stromer, sta arrivando la fine del mondo, incredibile, Stromer, la porta nuovamente in vantaggio per la Roma, la porta nuovamente in vantaggio per la Roma, Roma 2, Chelsea 1, no, ma che fallo è, Stromer si becca il giallo, fa tutto lui. Stromer, l'onnipresente, fa il gol del 2-1 e si fa anche ammonire a centrocampo. Ivanov, grandissimo Ivanov. Buono così, con calma, siamo a 7 minuti. L'abbiamo rimessa. No, no, non la tirare sotto. Bravo, bravo zio, teniamo il pallone. Cafu, che vede Davids. Che vede nessuno perché ha sbagliato il passaggio, però recupera il pallone. Stojkovic. Cercato l'1-2 con Totti. Era meglio gliela passavo direttamente a Totti invece. Cafu. Per Giorni, per Henry. No, la stavo dando sulla fascia. Attenzione. Giorni ci crede. Per Cafu che si allarga. Cafu la crossa. Cafu. Nice, troppo. Attenzione, Davids. Sfilettata di Davids, completamente fuori. Davids, il tiro ce l'ha, porca miseria, dovremmo sfruttarlo più spesso. È che è troppo lontano dalla porta, Davids. Giocando col mediano là dietro, è troppo lontano. Grandissimo l'intervento, ma non abbastanza. Grandissimo Stromer l'onnipresente. Attenzione a Babangida, attenzione a Babangida, che fa una cacata terribile. Babangida si è perso completamente comunque. Eh sì, bravo! Chi è? Valeri? Semau. Valeri non ci sta, quante volte lo devo ripetere che Valeri non ci sta? E Semao si è preso un cartellino giallo, bravo. Ben speso. Attenzione, Babangida. No, ma perché non ci devi andare, mannaggia te. Semao contro Zola. Semao parte il traversone di Zola. Attenzione, c'è qualcuno. Ok, c'è Giorni che recupera un gran pallone e se ne va sulla fascia. Giorni. Nessuno stringe al centro. Henry rimane lì. Sbagliato il movimento. Sbagliato il movimento. Voleva andarla a crossare. L'ho sbagliata proprio. Grandissimo. Niente. Serie confusa della partita. Serie confusa della partita. Il Chelsea sta cercando un'azione. Sta cercando un'azione per trovare il gol del pareggio. E da. Cioè, boh. Era palla mia. Era palla nettamente mia. Ce la siamo fatta fregare così. Attenzione, Stromer. Cercato Semao. Cercato Bamba. Cercato. Nessuno. Cercato nessuno. Babangida sta proprio sbagliando tutto quello che può sbagliare. Porca miseria, infame. Semao non fare fallo. Semao. In maniera pulita. No, no. Mamma mia. Ivano. Mamma mia. Cosa cazzarola stiamo rischiando? È impressionante. No, no, a terra, a terra. Giocala a terra, giocala a terra. Attenzione, gran palla però che arriva Giorni. A Giorni che la difende bene. Giorni. Va bene che è nostro. Al 30°, scusate la tirata di naso. Attenzione, Giorni per Stojkovic per Giorni. Ma non ci vuole molto a fare i passaggi giusti. Porca di una miseria infame. Non ci vuole molto. Dico. Perché abbiamo questo problema con il Davids deve mettere ordine, palla che arriva Stojkovic per Giorni che lancia Cafu guarda al centro, parte il traversone, la palla è per Totti, guadagniamo un calcio d'angolo, Stojkovic la batte per Babangida che si gira su se stesso, Babangida si accentra, Babangida cerca Stromer, l'eroe della giornata, la palla è respinta. Chi è che ha sbagliato sto? Non me lo fai vedere perché sai che lo butterei fuori dalla squadra subito. Porca miseria, un gol fatto era un gol fatto, era un gol fatto, mannaggia. Ma
Ah, Cafu per giorni che recupera il pallone. Attenzione, giorni. Harry decide di. Harry non ha voglia di accentrarsi, signori. Perché non mi ha fatto partire il traversone? Attenzione, Totti! No, papangita mio. Meno male che l'arbitro ci grazia. Al 39esimo. 39esimo. Mamma mia, che gol di Zola. 2-2 tra Roma e Chelsea. Ivanov, disperato, mi ha preso un gran gol da Zola. Porca miseria. Porca miseria. L'ha dovuta semplicemente stoppare, l'ha tirata. E Ivanov, troppo in ritardo. 40esimo. Roma 1. Roma 1, Chelsea. No, Roma 2, Chelsea 2, scusatemi. Dai. Lo schema mi piace. Lo schema mi piace, però mi fa. Le due punte sono buone. Grande il Davids, recupero di palla. Attenzione, Davids, Stojkovic, fallo. Fallo a centrocampo su Stojkovic. C'è qualcuno qui vicino a cui la posso dare senza perdere sto cazzo di pallone? Oh, Babangida. Non capisco, Babangida. Si vede che non è in forma, signori. Attenzione, pallone per Totti. Totti, il pallone arriva, Giorni, che riesce ad entrare in aria, la palla è sul palo, 3-2 della Roma, signori, Totti, cazzarola che gol, Giorni che rischia di subire, falla il tiro, il palo, Totti l'ha tirata, mi sono pentito subito appena ho tirato con Totti, signori, appena l'ho tirata con Totti mi sono pentito che voi non ne potete avere idea. Voi non potete avere l'idea, il pentimento che ho avuto di tirare con Totti, che ho detto me l'ha buttata fuori. Attenzione, evitiamo di prendere il gol, grazie. Finisce qui, signori. La Roma si porta a casa 3 punti isperati. Dai così, mamma mia che vittoria. Mamma mia che vittoria. 3-2 della Roma sul Chelsea. Porca miseria, attenzione, Valencia pareggia col Real Madrid, l'Inter pareggia col Bayer Leverkusen, il Manchester vince contro la Lazio. Il Manchester batte la Lazio, il Barcellona perde contro il Bayern di Monaco. La Juventus perde contro il Milan, attenzione, e il Leeds perde contro il Dortmund. Oh, finalmente una vittoria del Dortmund. E il Buenos Aires perde contro il Marsiglia. Ci sono altre partite da vedere? Sì. Il Valencia pareggia contro il Madrid, no, quella prima. Incredibile, Babangida per Giorni per Stromer e Giorni per Totti. Signori, doppietta di Zola, attenzione a Zola. Mamma mia, che partita, non moriamo mai, non moriamo mai. Lo schema funziona perché effettivamente se non avessi messo questo schema, sicuramente Totti non era in quel punto e non si sarebbe fatto trovare pronto. 28 punticini, signori, primi in classifica a 42 punti. Distacchiamo la Lazio e tiriamo un sospiro di sollievo. In tutto questo, giusto così per capire, non per quante partite mancano, ne mancano 9. Mancano 9 partite praticamente. No, aspettatemi. Sì, 9 partite. Mi ero rincoglionito un attimino. 9 partite, signori, alla fine della stagione. Bene così, e ci avviciniamo allo scontro diretto che sarà nella 24ª giornata. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un nuovo appuntamento. Bella raga, ciao!